il loro comportamento quotidiano. Per anni Marcello e Daniela non si erano parlati. Il loro comportamento quotidiano, governato da tante abitudini lineari, girava attorno a un affanno comune e il loro matrimonio peggiorava lentamente, mentre niente faceva sperare che potesse sopravvivere. I galli dell'alba, nella loro casa quasi in campagna, li sorprendevano mentre cercavano di capire che cosa aveva rotto la loro unione. Marcello e Daniela rimanevano svegli non per una semplice ansia di chiarire misteri, ma perché volevano sapere quale era il posto che gli avrebbe assegnato la loro prossima esistenza. Intanto continuavano a lavorare insieme. Daniela traduceva e adattava copioni per il doppiaggio e Marcello dirigeva il doppiaggio, pur essendo in pensione. Insieme erano immersi. Il brano che segue è delle guide che comunicano attraverso il cerchio Ifior, un cenacolo che si riunisce a Genova da molti anni, intorno a due strumenti, marito e moglie. Anche questo fenomeno esprime una trance parallela, per cui entrambi gli strumenti rimangono contemporaneamente in trance. L'insegnamento dell'Ifior è erogato da diversi maestri immateriali e non manca di fenomeni fisici. Chi scrive è stato testimone di un apporto materializzato in dono a una partecipante che in una vita precedente ha vissuto in Cina. Ecco il brano. Se si è immersi in una società in una data epoca, è perché quella società e quell'epoca hanno in sé gli elementi per procurare le esperienze adatte a far acquisire evoluzione all'individuo incarnato. Ritirarsi perciò su un monte e vivere isolati, allontanandosi dal proprio tempo e dalla propria epoca, significa aiutare la cristallizzazione e porre dei gravi limiti alle possibilità di allargamento del proprio sentire.